كلمة تحكي شو المعنى شو فيها اذا صوتك اعلى سمع وتسكت العالم اصبع اصبع على فمك كلمة تحكي شو المعنى شو فيها اذا صوتك اعلى سمع وتسكت العالم اصبع على فمك اصبع على فمك ما في ثقل انا شي كم قطعة ما في سلسلة متابع ولا حد ما في عظمة ما في مطعم مرقة سلطة لحمة بلا دم ورقة حمرة بس انا مش من كندا قلبي مكانة وبحترم مرتك كوميدي بخيل بس جاي اضحكك كوميدي طويل مش عشان السقعة كلمة تحكي شو المعنى شو فيها اذا صوتك اعلى سمع وتسكت العالم اصبع اصبع على فمك كلمة تحكي شو المعنى شو فيها اذا صوتك اعلى سمع وتسكت العالم اصبع على فمك اصبع على فمك Buongiorno, che tanto buongiorno è. Nel senso che stiamo correndo come gli scemi. Stamattina intanto andiamo a fare il passaggio del camper, siamo proprio agli scoccioli e siamo sempre più agitati. Vai, vai! Perché questa volta l'abbiamo fatta veramente grossa. Troppe robe, davvero tante, troppe, lo dico da 3 giorni. Io ormai c'ho l'ansia, c'è anch'io, veramente è venuta prima a te, sei tu che lanci la prestazione. No, io non devo fare niente. Semplicemente devo finire il mio lavoro, non è che provare. Esatto. Credo che c'ho l'ansia, non l'ho detto io. Te che in questi giorni me lo dici? Ma no, perché qua... Di solito c'è... Perché di solito non c'è da fare qualcosa di così tanto impressionante. Di solito quando siamo agli sgoccioli siamo sempre... Vabbè, comunque andiamo a fare il passaggio, va là? Fatto, eccolo lì il nostro uomo. Torniamo in camper. Andiamo a preparare il furgone. Stamattina furgone, io studio. E oggi pome si va a finire il mega lavoro adelante. Buona, adesso ragazzi vogliamo dalla furgo. Che devo tirare freno a mano, devo aggiustare il fanale dietro che non va e devo fare anche per le TUV, fanale freno a mano, vabbè poi devo pulire perché si è già a posto e buono e mettere su la vaschetta cerniere sì. C'è tutto bello bianco. Però bello bianco è bello più facile. E così no, così dopo vedi proprio bianco. E così questo venate non ce l'ho più. No, cioè si noterà magari stra poco, ma proprio magari ti rianvia. Te lo con la cordina. Sì, ti rianvia con il cutterino e le belle. Però dici che questa l'ho messa, è stata la prima che ho messo, ancora morbida. È il tema che dicevi tu. Devi andarci su. Ragazzi, è mercoledì sera. Siamo cottissimi,
io di studiare, Nicola di lavorare, poveretto, non lo invidio per niente a fare tutto questo da solo. È in così poco tempo e sta facendo i salti mortali. Si tratta di un restauro in per ora 9 giorni. Quindi tanto di cappello, perché è anche un furgone grande. E è una persona che piace lavorare non perché deve lavorare, ma perché lo vive come un'arte, e in quanto tale deve avere l'ispirazione, che per i più significa essere dei fantastisti, però insomma, per quelli che lavorano per una propria arte capiscono perfettamente che lavorare diventa fare ciò che ti piace. Ci sono certi momenti in cui lo fai con piacere, certi momenti in cui ti senti che ci sono altre priorità e quindi metti un attimo in pausa. Insomma, per lui è stato veramente tutto un piacere, ma anche tenere dei tempi che non sono i suoi, insomma. E quindi penso che sia stata una grande sfida e un gran traguardo per Nicola. Siamo al mercoledì, ripeto, giorno 9, e oggi non ha potuto fare dei video, da gran che era preso con la cosa. Vi faccio vedere alle 7 quasi mezza di sera a che livello è, avendo lavorato certe volte solo il pomeriggio, e siamo pronti per dare la prima verniciata, la prima mano di vernice. Manca solo che stavo aspettando che si seccasse questo angolino qua. Ed è tutto pronto, giusto Nick? Dai che ce l'hai fatta. È la prima volta che ti fai un furgone tutto da solo, Vediamo come viene. Beh, tutto fa esperienza. A stuccate volevano diverse, lo so anche io, però purtroppo l'abbiamo fatto così perché se ci attaccavo troppo stucco era un casino. Beh, spiega perché, dove deve essere portato sto furgone. Si è portato dentro un buco con una gru. Adesso vi faccio vedere il buco io. Quindi lo devono ingranciare, prenderlo, tirarlo su e metterlo dentro un buco. Sicuramente salterà qualcosa con lo stucco. Quindi praticamente assieme al proprietario hanno pensato di piuttosto lasciare qualche cosa a livello proprio di imperfezione, unturatorio, sì dai, si può dire, senza andare ovviamente a attaccare un chilo di stucco. Ha insomma tolto gli scalini, ecco, delle soldature. Perché insomma non è un furgone che deve andare in strada, è un furgone statico. E come dice Marco, sono due cessi. Esatto, sono due bagni, ragazzi, ed è più bello detta proprio come deve essere detta, che ve l'ho fatta dire da Nicola. Quindi poi aspettiamo che Marco, che è il proprietario, ci invii proprio come viene all'interno. Questa sarà l'entrata degli uomini o delle donne? Ok, questo è quello degli uomini. Ora vi faccio vedere dove andrà messo dentro questo furgone. Spero che mi sentate, perché tra l'altro fortuna vuole che ci siano fino a venerdì, e oggi è mercoledì, ripeto, proprio quando bisogna verniciare, più delle ranches, come si dice? Rance? Boh, scusate, di vento, anziché supereranno i 70 km orari. Quindi questo è il bed and breakfast. Ragazzi, non posso entrare in questo momento perché non c'è il proprietario. Questa è la zona loft dove ci siamo fatti un qualche gin. Poi, proseguendo, questa è la zona, eccoci qua,
dove ci sono i ritiri di yoga e cose di questo tipo. Qua c'è la zona piscina. Procediamo. Un altro piccolo loft lì sulla sinistra e una piccola oasi. Ed esattamente qua dentro andrà messo il furgone. Quindi scendendo per di qua il muso sarà rivolto verso in là. Qui ci sarà l'entrata dei bagni delle donne e andando da qua di fianco, mi sa che ancora non ci si può andare sopra, ci sarà l'entrata degli uomini, quindi tra l'altro una parete del van non è visibile, quella sulla sinistra. Che bello che è, sembra una piccola house, non sono mai venuta fino qua in fondo. Wow, bellissimo. Forse non si può entrare, forse ci sono delle persone, vado via. Comunque ecco, se vedete, guardate che bello il loft da qua, se vedete insomma da qui vedete il van, è qua dietro, si vede un pezzettino proprio di tetto, tra la... vedete che qua proprio c'è una parete del furgone non visibile perché sarà dentro queste rocce qua, e dall'alto sul tetto saranno posizionate due tavole da surf, quindi c'è tantissimo che è coperto. E quindi niente, è un progetto di questo tipo e quindi ci si può lasciare qua le imperfezioni, perché ovviamente Nicola abbiamo spiegato che parte della carrozzeria, insomma di quale parte della carrozzeria lui si occupa e che sa fare un pochino tutto, perché ormai si è cimentato un pochino tutto, però insomma lui è un artista del ferro, quindi poi sulle stuccature queste cose qua non era ferratissimo, però erano due bagni insomma, quindi l'importante è la struttura, era togliere l'ossido, era togliere, ricostruire, dare ecco una compattezza a qualcosa che non era più compatta, unita, come avete visto. C'ha un bel aspetto. Questo, guardiamo la faccia prima del disastro. Non c'ha un bel aspetto. Però vabbè. Così è. Questa c'è. Questa usiamo. Vai però, vai di là. Vai, vai! È vero. Beh dai, ascoltami, stamattina
stamattina io salto di studiare, tanto sto studiando un sacco al pomeriggio, divento anche scema a studiare la mattina, se nel pomeriggio magari sono un po' in compagnia, però non si può fare tutto e avere tutto, quindi facciamo così. Guardi se riesci a mettere a posto lì lo stop lì, e fare sta ITV e poi andiamo a prendere da mangiare per i bimbi e qualcosa di veloce ovviamente. Andiamo a vedere a che ora apre anche amore quello del pollo arrosto, che se no prendiamo un pollo arrosto. Poi scappiamo, andiamo da Marco e finisci. Ma ragazzi, ci ho appena mandato un messaggio Marco che abbiamo un problema grandissimo, ossia ieri praticamente a una certa è stata finita la vernice perché il tizio del negozio non ne aveva a sufficienza, non perché noi ne avessimo comprata poca, e gli ha detto che stamattina c'era, in realtà hanno chiamato e stamattina non c'era vernice, domani e oggi è l'ultimo giorno che Nicola può mettersi dietro al furgone, quindi ora stiamo cercando, Marco sta cercando in tutti i modi un cazzo di modo per trovare dell'altra vernice, cioè sulle isole è veramente una cosa impressionante. Intanto Nicola stamattina nel vario programma bisogna fare la ITV del furgone giallo sì o sì, che rimane qua in affitto eccetera, quindi dale. Non ci sono gli stop dietro che non funzionano, insomma mattina un attimo disastrosa, però nulla è perduto perché sapete che noi siamo sempre così, ci sono sempre degli inconvenienti, quindi ce la faremo sicuramente, tutti ne usciremo vivi, Marco compreso. Dai Marco, trova la vernice. Adesso ci manca solo che mentre andiamo a fare le ITV scoppia la vaschetta. No, con basta non fare dei tondi. Dai, ma non far dei tondi. Andare con calma, normale. Mamma mia, c'è una mattina, ragazzi. Niente, ragazzi, non si trovano queste vernici, quindi siamo noi che ci dobbiamo adattare, in realtà, a quello che sta succedendo, senza vederlo come un problema. Anche perché noi siamo quelli dell'impossibile. Esatto, quindi faremo alcune cose oggi e faremo alcune cose domani, semplicemente, quindi stessa fretta rimane, solo che invertiamo le due giornate, oggi pomeriggio i bambini in fretta, quindi forse viene anche meglio, vi dirò, non dover fare il trasloco con Dread, pensa anche a questo. Che sfiga però. Cosa? O ha chiuso o c'è chiuso? No, forse è l'orario più tardi, no. Vai giù, fermati. No, chiuso. Today is closed, mi sembra di aver letto. Ok, bisogna correre da Recife perché ora è davvero tardi. Dovevamo prendere due polli arrosto per i bimbi, ma... A parte che il mercato... C'era un altro sedero, figa, cioè ce ne sono 22 ogni 2 metri, ce n'è uno. Non so, adesso non mi viene con la testa dov'è che ce n'è uno, più che altro se non sono buoni sono provati. Che altro anche il Mercadona li fa, e quello è uno di quelli non buoni. Ah no, non me lo ricordo. Vabbè, comunque per dirvi, quindi rimaniamo con la stessa fretta senza adagiarci sugli allori. Oggi come facciamo quello che dovremmo fare, che avremmo dovuto fare domani pomeriggio, quindi oggi facciamo, togliamo dal camper le cose che non dobbiamo portare lì.
Ma te sei sempre meglio di me, brava! Ragazzi, è ora di iniziare a svuotare il camper, il più bel camper nel quale più comodo, in cui abbiamo sicuramente vissuto, e non so se ce ne sarà un altro all'altezza, però intanto iniziamo a farlo. Why do they talk like gangsters, but they don't move like gangsters? Why do they walk like gangsters, but they don't move like gangsters? Why do they act like gangsters, but they don't move like gangsters? Why do they rap like gangsters, but they don't move like gangsters? Chains don't change like it used to. Who runs the roost round here? The cooch gone clear. Got the heart from the bass to the snare, but the word is what's keeping them here. Word to my peers, the work don't stop till the top. Think it's resting, but we're not. I spread the message and it's love. I get the S and the P and the R from above. I see the restless with the keys and the palm for the bump. A bit of grinding up the herb is what I'm on. Shouts go out to mums. This one is the icy one. Go get the long johns. 50 Pret in London, if it's on then I'm on. I know they feel it when I spit, it's like the Missy song. Shut your noise, silence when I run the voice. S-P-R in your ears, open your mind. Why do they talk like gangsters, but they don't move like gangsters? Why do they walk like gangsters, but they don't move? ¿Me quieres? No me quieres. Y aclaro que te alejes. ¿Me quieres? No me quieres. Y aclaro que me dejes. Todo está.